Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi un video di merda. Vi faccio vedere la situazione odierna nel garage. Non sto capendo niente. Vi faccio vedere, dai ragazzi, vi spiego un po' i lavori da fare, la situazione. Video così per prendere tempo, dai. Tanto gli altri fanno video di merda e se li vedo, mo li faccio pure io qualche video di merda, ragazzi, va bene? Vi piace l'idea? La facciamo, dai, la facciamo, non c'è problema. Facciamo un po' di video così, di chiacchiere. Dai, ragioniamo così all'amicizia. Vediamo un attimo la situazione. Vedete, qua che caos. Caschi per fare le prove. Questo qua l'ho avuto da un amico che mi sta venendo adesso a raggiungere a casa. Sta arrivando. Ho sentito già il furgone. Un dream aggiuntivo, batteria del contagiri che sta dando problemi. Porca miseria, sta dando problemi. È arrivato l'amico, mi ha portato una bella padella d'acciaio inox. Mo' vediamo cosa ne dobbiamo fare di questa padella. Non sappiamo, però magari sarà utile pure per pulire i pezzi, no? Per il contenitore, così. È sempre una padella d'acciaio inox, insomma. Niente, panoramica, panoramica. Macchina che ormai è diventato banco da lavoro, come vi stavo facendo vedere. Caschi, Dremel, questo l'ho avuto da questo amico che è venuto adesso, Luigi. Poi, vabbè, marsupio. Cavi elettrici per quando ho fatto lo statore, poi li ho appoggiati qui e sono rimasti qui. Poi mi hanno regalato queste due siringhe. Bel siringone per fare la miscela. Noi prendiamo l'olio direttamente con la siringhe e lo spariamo dentro la benzina, va bene? E sono comode. Nell'officina la siringa ci vuole sempre. Un paio di siringhe, ragazzi. Eccola qua, l'altra di lusso. Mascherina per quando sgrattiamo. Qua ci abbiamo la telecamerina. Vediamo cosa c'è dentro. La telecamerina. Tassativamente roba di cinese, però va bene, eccola qua. Questa quando facciamo i video su strada. Qua tutti gli accessori della telecamerina, schede di qua e di là. E poi arriviamo qua che non si capisce più niente, ragazzi. Dobbiamo fare un bel po' di pulizia. Utensili del Dremel, frizione con molla originale. Volano di Giuseppe, cilindro di Giuseppe, pistone. Vedete il banco da lavoro, ragazzi. Devo fare una bella pulizia perché non si sta capendo più niente. Non si sta capendo niente, niente. E poi vi volevo far vedere il nuovo utensile che mi è arrivato. Questo qua, un bel trapanino da 480 watt. Con questo dovremmo andare meglio. Che c'ha sia la possibilità di mettere le punte che vogliamo col mandrino e in più abbiamo anche il tubo flessibile, il cavo flessibile col mandrino e anche qui possiamo mettere le punte che vogliamo, ragazzi. Niente, questa è la situazione odierna. Questa è la situazione. Quindi adesso farò un bel po' di pulizia e mi metterò a fare il lavoro a Giuseppe al cilindro. E poi è arrivato l'amico Giulio. Non basta tutto questo casino che c'è, mi ha portato un pacco, vediamo che c'è dentro. Sono i pezzi dell'Aerox, giusto? Sì. Ah, ecco qua. Allora, abbiamo qua un cartoncino, un cartonato, il classico libretto di questo qua. Il variatore Malossi. Per overrange. Overrange, grammi 3,5. 3, 5 e 3, qua ci sono gli altri qua Ah, dentro. stanno gli altri tubi Sì, qua sì. dentro, perfetto. Poi che abbiamo qua? Carburatore 21. 21? Questo l'ho preso usato? Sì, si è usato. Un bel 21 PHBG che con la cosa sono smontabile da sopra, qui è svitabile. No! Giù qua una trappola è diventata, non troviamo niente se li perdiamo, eh. Vabbè, c'è tutto qua dentro, Sì. perfetto, dai. Questo è comodo, ragazzi. Comodo.
Ok, mettiamolo a posto. Poi cos'è qua? TC Unit RPM Control, centralina elettronica. Centralina. Giulio, qua tu l'hai presa per il fatto dell'Euro 2, dell'Euro 2, delle limitazioni. Mm. Quindi questo scooter c'aveva le limitazioni, quindi io non so, ho detto a Giulio di studiarsi la situazione e si è comprato la TC Unit della Malossi. Tutta l'accensione, la centralina. Vedremo, vedremo. Poi grasso per ingranaggi, questo per il mozzo? Per il mozzo, per il mozzo. L'hai preso qua Motul, ok. Non c'era bisogno, c'avevo quello del fuoristrada, però va bene, dai. Minerale. Comunque, olio Motul per il mozzo, per gli ingranaggi. Poi qui abbiamo un pacchetto top. Cosa c'è qua dentro? Vediamo un attimo. Allora, paraolio Corteco. Paraoli dovrebbero essere ottimi. Questi paraoli qua, ragazzi. Ora vedremo se montano, se non montano. Chi te l'ha dato? L'azienda te l'ha regalato questi qua? Mi stavi dicendo? No, no, li ho comprati, sì, da loro. Ho detto questi... Più cuscinetti, qua vedo dei cuscinetti. Con la vasellina, ragazzi. 6204TN9C4. Vedete tutte le specifiche. Con la gabbia in nylon. Ciao Riccardino. Allora, questi sono i cuscinetti, ragazzi. Mettiamo a posto, che per adesso giù non se ne parla, sto facendo il motore di Giuseppe, dobbiamo fare le ultime prove al motorino di Pasquale. Allora, poi vediamo qua sotto, vedo una cosa particolare. Cos'è qua? Brake disc, dischi polini. Ah, i dischi freno polini ha preso l'amico Giulio. Vediamo, vediamo, queste cose non esistevano quando ero ragazzo io, ragazzi. Mo dove li fanno questi qua? Buh, non sappiamo. Spettacolo. Polini. Il marchio quasi paga, ragazzi. Ok, minimo spessore 3,5 mm. Ok, tutti e due uguali sono? Sì, tutti e due da 190. Da 190? Anteriore e posteriore? Esatto. Che senza mettere lo sponsor da pinza entrano. Quindi questo qua è disco freno diametro 190. Quindi è inutile che lo apriamo, sono uguali, ragazzi. Uguali, uguali. Stesso codice 175 0046. Ok, trasforma il meglio in massimo. Ehi. E poi abbiamo qua il crankshaft RHQ. Vediamo qua quest'albero motore Malossi, qua tutte queste foto belle colorate. L'hai aperto questo giù? Sì, sì, però l'hai aperto, allora l'hai aperto. Eccolo qua, eccolo qua, piano piano, il bambino il bambino bastonato. E insomma, ragazzi, che bisogna dire a quest'albero qua, dai. Bello, tutto oleato, made in Italy, dovrebbe essere veramente made in Italy. La Malossi forse è l'unica ancora che sta facendo sta roba qua, made in Italy. Niente, spalle piene, gabbia ramata, dico gabbia argentata, biella ramata, non lucidata. Mettiamola a posto, dai, poi quando arriva il momento facciamo un bel lavoretto a questo motorino di Giulio, dai. C'è la gabbia a rulli. Eccola qua. Vabbè. Mettiamo qua. Qua che dicono questi? Che vediamo cosa ci dicono. Niente, ragazzi, non ci dicono niente. Sono tutti i codici, cose, chiacchiere. Allora, l'albero motore è il cuore del motore endotermico. Tutte le prestazioni di un motore partono imperativamente dall'albero motore. Piripicchio. Non vi può essere alto rendimento ed affidabilità di un motore se questo è sprovvisto di un albero a gomito di ottime qualità.
Ecco perché la Marossi produce esclusivamente alberi motori di prima classe assoluta. Materiale semialberi 18 nicromolibdeno 5. Questo è il tipo d'acciaio. Semialberi e masse rotanti monolitiche forgiate. Lavorazione su macchine utensile ad alta precisione, ad altissima precisione. Ben 5 trattamenti termici su tutte le componenti. Insomma, va, roba seria, va. Roba seria. E poi ci dice come montare l'albero, diciamo, ci dà le specifiche. Vedete? Preriscaldare i carter con un phon o un fornello elettrico alla temperatura di 100-120 gradi massimo. Montare i cuscinetti rispettando la perpendicolarità. Niente, tutti questi accorgimenti qua. Mettiamo a posto, non ci servono più. Albero motore Malossi RHQ, abbiamo visto. E poi che hai preso? Vediamo, vediamo. Qua c'è la sorpresa. C'è Sorpresa. la sorpresa, la sorpresa, senza R, sorpresa. La sorpresa. Che bel pacco regalo, Giulio. Gruppo termico, vediamo che gruppo termico ha preso l'amico Giulio. Già qui tutti questi colori qua già fanno capire, no? Vediamo qua MHR, roba da capogiro, spaziale, cose, la miseria, guarda, spettacolo, Malossi, Malossi Hyper Racing. Ok, eccolo qua l'amico. Ah, Giulio, bravo Giulio, bravo. Maneggiare con cura questi qua, giocattoli belli. Ecco qua, questo è il cilindro. Quindi questo sarebbe un... 47 47 sì. SI? Così. E che significa? Modello? No, il diametro del... Ah, 47,6. Ok, perfetto, di lusso. Questo è il pistone, ragazzi, asso Werke 2980. Bello, tutto bello. Dai, è bello, dai. Argentato, non lo so che tipo di trattamento abbia questo pistone. Comunque, mettiamolo qua. La bietta spinotto con i fermi. Mettiamolo a posto. E poi vediamo un attimino dentro cosa ci abbiamo qua. Monofascia. Lo scarico bello tutto sgraffignato, perché vediamo un attimo, vi spiego un attimo, ragazzi. Allora, vedete lo scarico che è tutto smaltito così, scalfito, consumato. Questo perché? Perché questo tende a ingrossare quando il motore scalda. Automaticamente in casa madre l'hanno scaricato, cioè hanno tolto un po' di materiale perché non si verifichi l'espansione del traversino. Così evitiamo di grippare, quindi è una cosa originale questa qui, eh? Sembra così, però è proprio dalla casa madre. Gli angoli sono stati anche smussati dalla casa madre, vediamo, un ottimo cilindro. Pure gli angoli dei travasi, tutti smussati. Lo dobbiamo rifinire solo da dentro, giù. Togliamo Sì. un po' di queste granulosità, sta roba qua. E dai, questo qua le quote non le tocchiamo noi, lo montiamo di scatola per adesso. Vediamo un attimo. O meglio, vediamo, poi vedremo le misurazioni e vedremo il da farsi. Questo è MHR, si chiama? Questo è l'MHR, ragazzi. Malossi per Minarelli orizzontale. Eccolo qua. Vedi? Mi chiamano 6T. Setti, sei travasi. Eccolo qua. Niente, ragazzi, gli faremo un bel lavoro allo scarico e poi qui tutta questa rugosità verrà eliminata. Tutto pulito a specchio. E qui si può lavorare, dai, raga. Non è come il cilindro del Ciao che è un casino mettere mani. Porca puttana, qua, dai, si lavora una bellezza. Spessori grandi, insomma, va. È molto più facile. Vabbè, poi i classici adesivi Malossi, questi te li danno. La Polini te ne mette uno perché sono proprio pidocchiosi. Pidocchiosi di una maniera incredibile. Ti danno le lamelle. Da quanto sono le misurate?
No, non vabbè, le lamelle carbonio della Marossi, poi le misureremo. Giustamente queste, dicevo, danno un po' di stampine, si fanno pubblicità, almeno la ditta si fa pubblicità. Poi mantieni un attimo qua la telecamera testata, fatta bene. C'è qualche sbavatura qua, ma non comporta niente. La candela poco la vedo un po' decentrata verso qua, verso destra. Comunque non possiamo farci niente, ragazzi. Questo è quello che ci hanno dato. E poi c'è tutto il kit tappini per la testata. Questi qua non ci servono a noi, questi qua per il riscaldamento dell'aria automatica. Questi verranno tappati. Kit di guarnizioni di vari spessori, no? Per giocare per le altezze del cilindro, per vedere un attimo la situazione. E kit di guarnizioni dello scarico, guarnizione di testa, guarnizione di testa. Insomma, va per la modica cifra di 292 euro il cilindro? Solo il cilindro. Porca miseria, ragazzi, 290 euro, eh. Dai Giulio mio, non ti preoccupare, ti facciamo un bel aeroxino bello spompante, dai, non ti preoccupare. Boh, mettiamo tutto a posto e insomma ragazzi, vi ho fatto vedere la situazione qua nel garage. Un casino, non sappiamo più da dove iniziare. Quindi ragazzi, visto che ho un casino nel garage, facciamo la frizione a Pasquale. Li metto la frizione con le molla originale di contrasto e mettiamo i rulli più leggeri al variatore. Vediamo un attimo questa combinazione. Vai, meglio. Schiaffa la molla nei correttori, schiaffa prima. Questa... La molla, la cinghia. Scusa. Così. Sì, schiaffala dentro. E tira, dai. Sì. Perfetto. Sì, via la traflessione. Taglietta. Beh, ok, è andata. No, qua questa già. Dammi no, la rondella. Rondella la 13. Perfetto, allora abbiamo la molla di contrasto originale. Adesso mettiamo i rulli. Prendi la cassetta dei rulli giù, pre. Allora, adesso abbiamo 6 grammi e 7,5 mischiati, che davano 6,75 grammi. Adesso li metto i 4,5 direttamente, rulli da 4,5 grammi. Vediamo come si comporta il motorino con la molla originale. Questi sono rulli top performance, 16x13 come dimensione. Di scooter, va? Sono roba vecchia. Però vanno benissimo qua. Di lusso. No, è caduto qua sopra. Eccolo.
quindi raccogliamo tutto e proviamo questo motorino, dai, mo ci mettiamo il casco con la telecamera e vediamo. Allora, dai, a posto. Azzera il contagiri. Abbiamo messo in fase il contagiri, ragazzi. Allora, zero, vai, metti in moto. Vai. Ragazzi, questi sono i giri che fa il motorino. 12.440. Io penso che sia un buon risultato, anzi un ottimo risultato. Minimo lo mantiene, di lusso. Gingillo. E Pasquale è pronto, eh? Pasquale. Vediamo il minimo.
digitale, quindi varia sui 1000 giri, va. Cavo sulla pipetta. E mo vi faccio vedere la modifica che ho fatto al filtro, così vediamo un attimo. Smonto il filtro, vi faccio vedere la modifica che ho fatto al filtro originale. Ecco qua, ho tagliato tutta la superficie qua dei tubetti per dare tutta sta camera d'aria qui, e poi qui dove ci sono i sei fori ho tolto tutto il materiale, ragazzi. Questo lo diceva la Pinasco. E poi queste sono due retine, vedete? Sono solo due retine in confronto alle tre originali. Quindi Pasqua, tienene conto quanto fa la carburazione, perché col peso tuo cambierà la carburazione, perché adesso abbiamo il getto 72. Il motorino parte senza aria, significa che è grasso, però va bene, perché è meglio che sia grasso un po' al minimo, però altrimenti poi smagriremmo troppo gli altri per via del monogetto, va bene? E abbiamo fatto un altro bel video di cacca. Abbiamo visto il motorino di Pasquale che va benissimo, si alza da solo, solo che noi non siamo tanto idonei all'impennaggio, sia io che l'amico Giulio qua, che è venuto adesso a trovarmi anche il pomeriggio. Ciao, e vi saluta. Niente, che vi devo dire, il motorino Pasquale è pronto, però prendiamolo con le pinze. Tu farai la stessa modifica al filtro, bene o male, togli tutta la parte centrale del filtro, quella là che ho tolto, che ho fatto vedere in questo video. Poi sicuramente dovrai anche aumentare di getto, dato il peso il motore sforzerà di più e vorrà un getto più grosso, o quantomeno all'alleggerire del pilota magari si smagrisce, si ingrassa la carburazione, quindi dobbiamo scendere di getto. Mi spiego? Non so se sono stato chiaro. Dipende dal carico del motore, dal carico inteso il peso, l'aerodinamica, tutte le forze che stanno in gioco. Poi la trasmissione, adesso ci abbiamo rulli da 4,5 e va benissimo il motorino. Ho fatto altre prove, vi ho fatto vedere solo una prova perché è un casino, ragazzi, non iniziate a dire a freddo hai tirato il motorino, non sapete, perché prima ho regolato il contagiri che stava rompendo le scatole, abbiamo regolato il contagiri sperando anche questo che sia giusto, perché cicle due tempi e due segnali ogni giro. Quindi ragazzi, se ci avete da dire sul contagiri me lo fate sapere, perché sono un po' incerto anch'io. Va bene, non c'è problema, basta che i commenti siano costruttivi, non mettete commenti offensivi, specialmente su altre persone che non sono contemplate proprio in questo canale. Degli altri non ci frega niente, non fate nomi e cognomi di altri che fanno video, sta roba qua, perché raga, io sono buono, non cancello i commenti, non cancello niente, perché mi piace la trasparenza. Non mi costringete a cancellare i commenti, perché altrimenti qua già stanno mettendo più di qualcuno bocca, quindi dobbiamo azzittire subito tutti, va bene? Blackout. Poi che vi devo dire? Dobbiamo provare lo strumentino, quello là che mi è arrivato, il trapanino, questo qua col cordoncino, non mi sembra tanto gagliardo, devo fare degli accorgimenti, magari vi farò un altro video e basta, ragazzi, non vi dico più niente, non vi dico più niente perché già abbiamo parlato troppo. Mettete like, commenti, condividete, mo, se volete condividete, se no. E niente, iscrivetevi al canale, così vi faccio vedere sempre lavori seri. Non dico i migliori, perché nessuno qua ha detto mai di essere il migliore, non mi vanto io, ci sono molte persone molto più brave, io sono realistico, che hanno dedicato la vita su questi motorini. Io invece mi occupo di tutti i settori e anche di questo qua, quindi non sono il numero uno. Ve lo dico, però i video vi faccio vedere tutta roba realistica, quindi basta, ci sentiamo al prossimo video, va bene? Ciao a tutti, ciao ciao.